Gli esperti sospettano che solo nella nostra Via Lattea ci siano più di un quadrilione di esopianeti, di cui circa un quinto assomiglia alla Terra. Oltre a questi pianeti è probabile che ci sia un altro quadrilione di lune rocciose con una struttura simile alla nostra. Quindi, quanto è probabile che non siamo soli nell'universo? Di recente l'allarme alieno è già suonato quando i ricercatori hanno individuato un pianeta proprio nel nostro più vicino quartiere cosmico, che sembra confusamente simile alla Terra. La chiave di tutte le domande che da allora tormentano la mente dei ricercatori è il nuovo James Webb Telescope. Unisciti a noi per scoprire la sorprendente scoperta fatta da James Webb su Proxima B. L'esopianeta Proxima B. Gli esopianeti sono tutti quei pianeti che si trovano al di fuori del nostro sistema solare. Non importa se si trovano nel nostro vicino sistema solare Proxima Centauri o in una galassia distante miliardi di anni luce. Non è passato molto tempo da quando noi esseri umani siamo riusciti a scoprire per la prima volta gli esopianeti. Devi immaginare che questi corpi celesti sono minuscoli rispetto alle dimensioni cosmiche e non emettono luce propria. Non è quindi facile individuarli in lontananza e solo due metodi sono adatti. Il metodo del transito osserva lo spettro luminoso delle stelle e registra le piccole oscurazioni che appaiono periodicamente davanti alla stella. Queste oscurazioni possono essere esopianeti, ma anche altri corpi celesti o fenomeni come nubi di gas e polvere. Il secondo metodo misura il campo gravitazionale della stella stessa. Le orbite dei pianeti modificano leggermente la posizione della stella nello spazio. Grazie ai più raffinati metodi di misurazione, tali cambiamenti possono essere registrati e fornire agli scienziati conclusioni sugli esopianeti presenti nelle vicinanze della stella. Piuttosto raramente gli esopianeti vengono scoperti direttamente o per puro caso. Nel complesso è ancora una sfida percepire e studiare i pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Il nuovo telescopio spaziale James Webb dovrebbe rendere molto più facile la ricerca di nuovi mondi nel cosmo. Il telescopio più costoso e migliore di tutti i tempi è dotato per la prima volta di sensori di misurazione così fini da permettere di studiare i pianeti in modo più preciso che mai. Una nuova era nella ricerca planetaria. Proxima B è stato scoperto nel 2016, quando ancora i telescopi erano a malapena in grado di individuare i pianeti. Già di per sé questo rappresentava un significativo progresso nello sviluppo astronomico. Ma con la scoperta dei pianeti sono sorte domande a cui i vecchi telescopi non potevano rispondere. Che aspetto hanno davvero questi pianeti? Assomigliano alla Terra? E se sì, quanti e quali di essi potrebbero essere abitati? I compiti principali di James Webb, oltre all'analisi di pianeti lontani, sono lo studio del Big Bang e in ultima analisi l'esplorazione estesa dei pianeti del nostro sistema solare. Posto in profondità nello spazio, questo telescopio guarda più nitidamente e più lontano di qualsiasi altro prima di lui. Una delle caratteristiche principali di questo telescopio è che guarda semplicemente attraverso le nubi di polvere cosmica, aumentando la portata di diversi milioni di anni luce rispetto ad Hubble. Queste meraviglie sono rese possibili da 16 specchi giganti a nido d'ape. Questi specchi, rivestiti d'oro, sono in grado di riflettere i raggi infrarossi più sottili, fornendo un'immagine dello spazio che va ben oltre le nostre precedenti capacità di immaginazione. Spettrometri e analisi del colore filtrano lo spettro luminoso intorno agli esopianeti. In questo modo gli elementi e gli aspetti, come la presenza di un'atmosfera intorno agli esopianeti, diventano visibili per la prima volta. Gli spettrometri effettuano analisi dettagliate delle onde luminose. Ogni esopianeta riflette la luce della sua stella in modo unico. Quando la luce colpisce la superficie e l'atmosfera del pianeta, viene riflessa da materia, gas, polvere o minuscole particelle d'acqua e rimbalza nello spazio. Il contatto con gli elementi fa sì che i raggi luminosi si modifichino in modo così tipico che le onde luminose riflesse dall'acqua, dall'ossigeno o dal metano sono le stesse ovunque nel cosmo. La tecnologia di Webb è in grado di rilevare queste sottili differenze in miliardi di anni luce, fornendoci un'immagine spettrale dell'intero pianeta. Altri dati che gli scienziati possono ricavare dagli schemi dei raggi luminosi includono quantità come la densità o la massa di un pianeta. Persino le dimensioni di un esopianeta distante possono essere calcolate con una certa precisione. I biomarcatori più importanti per la ricerca della vita nello spazio sono l'acqua e i composti del carbonio.
L'ossigeno è probabilmente un'altra condizione per la comparsa della vita. Non lo sappiamo ancora con certezza perché è abbastanza probabile che nel cosmo esistano forme di vita che si sono originate in condizioni molto diverse dalle nostre, magari respirando un gas diverso o riuscendo a sopravvivere senza luce o risorse idriche importanti. Non lo sappiamo ancora e nonostante gli enormi progressi, l'esplorazione degli esomondi è ancora agli inizi. Cosa ha scoperto James Webb su Proxima B? Proxima B è uno degli esopianeti più vicini alla Terra. Si trova a soli 4,24 anni luce dalla Terra e orbita intorno alla stella Proxima Centauri. Insieme ad Alfa Centauri A e B fa parte della stella trinaria Proxima Centauri. Anche i telescopi più vecchi hanno potuto determinare con le loro capacità che Proxima B si trova nella zona abitabile della sua stella. Nella zona abitabile il pianeta è abbastanza vicino alla sua stella da ricevere abbastanza calore per la formazione di vita complessa. Allo stesso tempo i pianeti nella zona abitabile sono anche abbastanza lontani dalla loro stella madre per evitare di essere bruciati da essa o bombardati da troppe radiazioni. Determinare la zona abitabile di un sistema stellare è un'altra sfida per gli astronomi perché ciò che rientra nella zona abitabile è diverso in ogni sistema stellare. A seconda della luminosità e delle dimensioni della stella, la zona in cui può formarsi la vita si trova a distanze molto diverse. Tra Proxima B e la sua stella c'è una distanza di soli 7,4 milioni di chilometri, mentre il nostro Sole dista circa 149,6 milioni di chilometri dalla Terra. Si tratta del 5% della distanza del nostro Sole. Tuttavia, gli scienziati ritengono che Proxima B sia abitabile, perché la stella Proxima Centauri è 4.000 volte più debole del nostro Sole. Oltre alla zona abitabile, la somiglianza con la Terra gioca un altro ruolo importante nella ricerca di esomondi potenzialmente abitabili. Proxima B è grande 1,27 volte la Terra. Gli scienziati ritengono inoltre che Proxima B ospiti acqua sulla sua superficie e che vi siano terreni terrestri come le montagne. Nonostante le somiglianze, ci sono anche alcune differenze importanti. Proxima B completa un ciclo giornaliero in 11 giorni terrestri. Per fare ciò, orbita intorno alla sua stella in un'orbita vincolata. In altre parole, un lato di Proxima B riceve luce per sempre, mentre l'altro lato è completamente buio. Il movimento è simile a quello della Luna terrestre. Proxima B invia un segnale direttamente alla Terra. Il progetto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, è riuscito a registrare uno strano segnale nei mesi di aprile e maggio 2019 che sembrava provenire direttamente da Proxima B verso di noi. Per la precisione, si trattava di un segnale radio sulla frequenza di 982 MHz e di un suono stranamente tecnico. Sulla Terra questa frequenza si trova in una gamma normalmente non generata da satelliti e veicoli spaziali costruiti dall'uomo. Ma le frequenze e gli schemi di ripetizione non assomigliavano a nulla che i ricercatori avessero ricevuto in precedenza dallo spazio. Per settimane sono state condotte ricerche intensive per determinare l'origine del segnale e alcuni ricercatori entusiasti riferivano già di una tecnosegnalazione emanata direttamente da Proxima B. Nel corso di ulteriori ricerche, però, è subentrata la disillusione. Il segnale, che era già stato celebrato come una scoperta dal SETI, non riuscì a superare i test di altri scienziati e alla fine i ricercatori giunsero alla conclusione che il segnale non proveniva nemmeno dallo spazio, ma era stato generato da una fonte di interferenza terrestre. Ciononostante, il segnale non è stato spiegato chiaramente fino ad oggi. Poiché è stato udito solo una volta per circa 30 ore e poi mai più, non è stato possibile condurre ulteriori indagini. Tuttavia, l'unicità dell'evento rafforza l'ipotesi che il segnale sia stato un evento unico nel cosmo o un errore nella registrazione dei dati. Se si trattasse di una tecnosegnalazione proveniente da una civiltà aliena, il segnale sarebbe stato certamente udito molto più spesso. Ciononostante, i ricercatori non rinunciano a esaminare da vicino Proxima B per verificare l'esistenza della vita. La luce artificiale come prova di vita extraterrestre. Per scoprire se questo pianeta o qualsiasi altro nell'immensità dello spazio ospita vita avanzata, i ricercatori dell'Università di Harvard negli Stati Uniti hanno escogitato qualcosa di nuovo. La luce artificiale deve provenire da una civiltà superiore, afferma Avi Loeb, responsabile dello studio. Lo scienziato e il suo team sono specializzati nel rilevamento della luce artificiale intorno agli esopianeti. A tal fine, i ricercatori hanno pensato a come configurare il telescopio James Webb per rilevare la luce artificiale sia dai lati oscuri che da quelli luminosi di Proxima B e di altri pianeti.
Tuttavia, durante le misurazioni iniziali, la delusione è arrivata di nuovo. I risultati hanno mostrato che il lato luminoso di Proxima B emette un'intensa quantità di radiazioni UV e raggi X, ma nessuna traccia di lampadine di forme di vita extraterrestri. Gli altri livelli di radiazioni rendono già molto meno probabile l'esistenza di forme di vita in quella zona. Naturalmente, non possiamo escludere la possibilità che ci siano esseri viventi sul lato oscuro del pianeta, anche se gli esperti lo ritengono improbabile. Con le nanoastronavi verso Proxima, un'astronave innovativa. In realtà il SETI, l'organizzazione che si occupa della ricerca di intelligenze extraterrestri, non fa altro che ascoltare lo spazio da decenni. Le stelle nane rosse sono considerate i tipi di stelle che hanno maggiori probabilità di ospitare la vita nelle loro vicinanze. I radiotelescopi come l'Allen Telescope e il Parkes Telescope in Australia sono quindi costantemente concentrati su questo tipo di stelle. Grazie ai finanziamenti di un multimiliardario, il SETI lancerà presto un progetto molto diverso. Il programma Breakthrough Starship prevede l'invio di nanosonde ai nostri vicini planetari più prossimi per studiarli in dettaglio sul posto. Le astronavi Breakthrough avranno le dimensioni di una scatola di fiammiferi. Grazie al laser ad alta velocità, le mini astronavi raggiungeranno circa il 20% della velocità della luce e percorreranno la distanza che noi umani impiegheremmo migliaia di anni a coprire in circa 200 anni. Dotate di telecamere in miniatura, le nanosonde illumineranno la situazione direttamente sul posto. Tra qualche centinaio di anni potremo finalmente sapere con certezza se su Proxima B c'è vita o meno. Quindi non potremo vedere i risultati. Ritieni che il progetto sia ancora entusiasmante o pensi che dobbiamo trovare tecnologie migliori per entrare in contatto con potenziali altre forme di vita nello spazio?